Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. 5 persone, di cui 4 minorenni, sono state denunciate dalla polizia per furti e danni di attività commerciali e centri sportivi di Urbino durante le festività natalizie, in particolar modo nel pomeriggio di Natale. In tutti gli episodi, ignoti si erano introdotti nei locali dopo aver sfondato il vetro delle porte d'ingresso, portando via denaro e generi alimentari. Anche grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni, gli investigatori hanno individuato 3 stranieri ed un italiano minorenni e un italiano maggiorenne. Dalle indagini è emerso che la banda avrebbe messo a segno almeno 4 furti in una rosticceria, in un circolo privato, un bar e una palestra. 2 dei 3 stranieri minorenni erano stati già denunciati a novembre per un furto avvenuto negli spogliatoi del campo sportivo di Urbino e per un'aggressione e danni di un altro minorenne la notte di Capodanno a Fermignano. Sono stati appunto effettuati ben quattro furti e un'attività di indagine che ne è scaturita ha portato all'individuazione di 5 ragazzi, un maggiorenne e 4 minorenni. In pratica questa banda aveva già colpito in precedenza con altri furti nella fine di novembre, sempre presso un'attività, un circolo del tennis e presso il bocciodromo comunale. Il fatto si delinea anche all'interno di una certa, indole di questi, perché nella notte di Capodanno, anche se tre dei minori denunciati si erano anche resi responsabili di un'aggressione nei confronti di un loro connazionale a seguito dei festeggiamenti del Capodanno. La banda del venerdì sera ha fatto saltare un altro banco, ma questa volta va alle Foglie, intorno alle 4, ai danni della UbiBanca Popolare di Ancona. Il boato ha svegliato i residenti al piano superiore dell'istituto di credito, che hanno visto dileguarsi 3 uomini con il volto nascosto da un passamontagna. Alle 5 invece a Calcinelli è stata trovata un'Alfa Romeo bruciata, che risulta rubata e che i carabinieri di Pesaro, che indagano sull'accaduto, ritengono essere con ogni probabilità l'auto usata dai banditi per la fuga. L'esplosione ha provocato gravi danni alla banca. I comitati cittadini contro la soppressione dei punti nascita di Fabriano, Osimo e San Severino Marche si sono riuniti questa mattina in un sit-in a Piazza Roma di Ancona per protestare contro la riforma sanitaria della Regione Marche. Esibendo striscioni con su scritto diritti, salute e dignità e meno tagli per diritti, più diritti, i manifestanti hanno dichiarato che la diminuzione dei punti nascita penalizzerebbe in particolare le zone dell'entroterra a favore della costa. Alla protesta hanno preso parte anche gli esponenti del comitato Pro Ospedale di Pesaro Urbino, che rischiano lo smantellamento dei presidi di Cagli, Sasso Corvaro e Fossombrone. I consiglieri Santorelli, Garbatini e Del Vecchio hanno incontrato questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri per avere aggiornamenti sulla sanità locale, in particolare sull'ospedale Santa Croce, dopo le dichiarazioni ascoltate nel corso del consiglio monotematico che si è tenuto in città lo scorso 18 gennaio e rispetto alle quali qualcosa è cambiato da parte di Ricci e Ceriscioli. I consiglieri di minoranza hanno espresso le preoccupazioni chiedendo al sindaco atti forti per ripristinare innanzitutto la chirurgia H24 non ancora ripristinate, per avere garanzie di funzionalità dell'ospedale che non sono state ancora date. Non solo carri, sfilate e mascherate, almeno 12 milioni di chili di dolci tipici di carnevale sono consumati dagli italiani che riscoprono in questa occasione le tradizioni locali anche con il ritorno alla preparazione casalinga e del recupero di ricette antiche. E quanto stima la Coldiretti, che in occasione dell'ultimo weekend prima del Martedì Grasso ha stilato la mappa regionale delle specialità. Intanto, a proposito di carnevale, domani a Fano, tempo permettendo, si terrà la terza domenica di sfilata con un programma molto nutrito di eventi che inizieranno già dal mattino. E un pezzo di storia del carnevale di Fano lo si potrà ammirare in una mostra allestita da Riccardo Deli, maestro carrista che per tanti anni ha realizzato carri di prima categoria per la manifestazione più antica d'Italia. La mostra rimarrà aperta nel complesso di San Michele in via Arco d'Augusto fino a domani, domenica. Ho iniziato nel 1981, avevo già lavorato nel 78 come aiutante di Valentini, Nicolini e Battistelli, ma dall'81 mi sono lanciato come capocarro. E quell'anno ero in compagnia di Mario Piccinetti e Sauro Camussi,
e appunto feci l'81-82, poi ci fu dei problemi con la carnevalesca, anche problemi di salute per me, e dall'86 sono tornato e da quell'anno fino al 2009 non ho mai lasciato, quindi 24 anni consecutivi da capocarro, sempre un carro mio, progettato da me e realizzato da me. Foto, bozzetti, ma anche opere estemporanee, insomma tanta personalità in questa mostra. Ci sono anche ovviamente i bassorilievi in cartapesta che io faccio dal 84 e che sono ormai diventati un tipico rappresentante del folklore fanese, dell'artigianato fanese. Chiaramente è un momento di difficoltà per tutti, e quindi difficoltà economiche intendo, e quindi ho anche abbassato un po' i prezzi, cioè ho fatto un giubileo della misericordia dei prezzi. E adesso una breve di sport per chiudere questa edizione flash del telegiornale. Domani il Fano giocherà in casa allo Stadio Mancini contro la Miternina, la telecronaca differita come sempre lunedì dopo il telegiornale delle 20.30 e dopo lo speciale dedicato al Carnevale. L'informazione finisce qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana.